Buongiorno signori, hola pagai, come la va? Siamo sempre qui a portarvi nuovi video e quest'oggi abbiamo un video ufficiale, diciamo così, da Clash of Clans perché abbiamo in anticipo da proporvi, da farvi vedere la soluzione, ebbene sì, di una nuova sfida, di un nuovo evento in cui ci ripropongono un altro attacco degli eventi della Clash World Championship, delle qualificazioni, perché siamo arrivati nel periodo delle qualificazioni anche per questo mese e anche questo mese ve le proporremo sui nostri canali, sul mio, su quello di Figliocci Club, su tutti i canali dei creator di Clash of Clans. Vedremo un po' chi si qualificherà per questo mese e noi comunque per prepararsi, per entrare in clima, Clash of Clans ci propone appunto una nuova sfida. Like, iscrizione al canale, guardare in descrizione che ci sono tutti i nostri social, usare il nostro code creator APLO e andiamo a vedere un po' come fare questa sfida e cosa ci propongono soprattutto. Allora, ecco qua che cambiamo. Voilà, siamo sul nostro account da sviluppatore che così vediamo in anticipo la sfida. Tac, eventi. August Qualifier Challenge. Ci abbiamo la base di Shuai e dobbiamo replicare l'attacco di Vic dei GX Tiger. Ci propongono poi come ricompensa, vedete, 21 gemme e due pozioni del costruttore, che non è male, non è male. E andiamo un po' a vedere un po' com'è composta questa sfida. Queste sono le truppe che abbiamo a disposizione, questa è la base appunto che dobbiamo attaccare con tutto il loot available, disponibile, perché volevo dirla in inglese, non lo so, però fa niente. Vedete che abbiamo una P.E.K.K.A. Smash questa volta, non andiamo di cavalcadraghi come nei due casi precedenti praticamente. L'altra volta avevamo fatto una Blizzard, la volta prima c'era stata la Queen Walk, questa volta cambiamo e andiamo di P.E.K.K.A. Smash praticamente. L'attacco che ha fatto il signor Vic, io me lo sono rivisto perché ovviamente ricordarseli tutti ogni volta è un po' complicato. Lui partiva da quest'ora qua, ore 2 grosso modo, andava con il sorvegliante a fare una Warden Walk, a ripulirsi tutto questo quadrato grosso modo, cercava di contemporaneamente ripulire questo angoletto qua. Buttare anche un re con le streghe di modo che andassero giù a fare questo percorso e nel mezzo fare con lo sgretolamuri, non con lo sgretolo, scusate, con il lanciatronchi, io lo chiamo sempre sgretolo, mi confondo sempre, ma è lo lanciatronchi, tutti i P.E.K.K.A. a tankare, i curatori, i super maghi, arrivare fino al municipio e mano a mano distruggere il tutto, amministrando le varie opzioni. Come tutti gli attacchi un po' così di splash, diciamo così, spam, è abbastanza semplice teoricamente e dovrebbe essere anche abbastanza semplice riuscirla ad applicare. Vediamo in quanti tentativi riusciremo a fare tutto ciò. Adesso partiamo da zero, vedrete un po' poi, a mano, quanto tempo ci impiegherò io per riuscire a fare tutto ciò. Tra parentesi, nell'attacco che lui ha fatto in live, in diretta, nella war proprio, quando ha fatto la pulizia di questo quadrante con il super, con il wizard, non il wizard, il warden, ecco, non mi veniva la parola, il sorvegliante, mamma mia. Quando ha iniziato a collocare i P.E.K.K.A. non aveva pulito completamente bene questo angolo e un P.E.K.K.A. gli è andato a girare insieme al re. Io non so se voglio fare, tra virgolette, come lui, rischiarmi che un P.E.K.K.A. mi vada a fare il giro insieme al re e insieme alle streghe, o se preferisco che avere il P.E.K.K.A. anche lui qua dentro a seguire tutto il blocco. Vediamo un po' quello che succede, eh? Vediamo un po' quello che succede. 2 hours later. Le mongolfiere nella P.E.K.K.A. Smash sono importanti. Le mongolfiere nella P.E.K.K.A. Smash sono importanti. Carino. Qua c'è da mettere un coso.
qua possiamo iniziare a mettere bombarolo. Possiamo iniziare a prendere la queen. Possiamo mettere il golemice, possiamo mettere i tre pack, possiamo mettere i super maghi, possiamo mettere i macchinari, possiamo mettere il re, possiamo mettere le tre streghe, possiamo mettere la cacciatrice. Possiamo iniziare a pensare a mettere le mongolfiere, che me le stavo dimenticando un'altra volta. Possiamo iniziare a pensare di mettere la campionessa, qua l'abilità del warden non serve ancora. Adesso qua il warden, con una bella furia. Va una gelo. Qua predispianiamo l'assalto. Qua un'altra furia. Qua una gelo. Siamo andati sopra con la queen, che non mi era mai successo, ma può andare bene comunque. Sì, direi che ci siamo stavolta. Direi che ci siamo. Abbiamo fatto un percorso un po' strano, ma ci siamo. Sì, direi che ci siamo, signori. Stiamo registrando? Sì. Non era proprio il percorso preciso che doveva fare tutto il nostro attacco, ma è venuto. Non è... Va bene, non è male. Non ne ero convinto, perché forse non ne avete sentito le parole che commentavano l'attacco, come doveva essere cadenzato il tutto, perché da come avevo visto l'attacco avevano fatto il truppe un giro leggermente diverso, però sono riuscito a controllarle. Bene o male l'attacco è venuto come doveva venire, abbiamo fatto le tre stelle, ha dimostrato che non c'è proprio una direzione precisa per cui bisogna essere precisi di farlo identici, e ne sono soddisfatto anche di quello. E che dite? Si può valere un like? Può valere un'iscrizione al canale? E guardare in descrizione che ci sono tutti i miei social? Io spero di sì. Io come al solito ci metto il mio massimo degli impegni per cercare di aiutarvi in queste cose. Come avete visto, le risorse sono scese, per cui i tentativi ci sono stati. Spero che voi ce ne metterete di meno. Spero che quando ci sarà effettivamente in game, perché io l'ho provato qua, versione sviluppatore, vedremo quando sarà effettivamente in game se riusciremo a far meno fatica. E niente, seguiteci nelle live che arrivano alle World Championship, nelle altre live, seguiteci anche nei video normali, ok? Bye bye!